Caro liceo, qui tutto bene, tutto uguale. Te che dici? T'annoi senza di noi darti fastidio? Caro Beh, è liceo, è strano comprensibile. non vederti per così tanto tempo. Eravamo abituati a stare Sono passate insieme. circa 3 settimane da quando stiamo a casa a Caro studiare tanto per liceo, la ti scrivo maturità. in questo momento così particolare. Ti Ogni giorno scrivo dalla cerco mia di stanza da rivivere tutte le letto, mentre situazioni. ascolto la mia musica Parlo dalla preferita, scrivania della mia camera, mentre guardando. guardo fuori dalla finestra e vedo un mondo che mai mi ero ritrovata a vivere prima, senza nessuno per i Adesso viali. sta anche piovendo e tutto sembra fermo e silenzioso, come se il tempo avesse smesso di scorrere. Quando ho saputo che si sarebbero chiuse le scuole, ero in classe. Quello che All'inizio inizialmente è sembrato una gioia, una vacanza, si sta trasformando in una cosa la surreale. nostalgia si è fatta sentire dopo un po' di tempo. Ogni giorno è simile all'altro. Mi alzo, faccio colazione. Io ad Guardo esempio la non sopporto più la televisione. TV. Vorrei scappare per non sentire ogni giorno, ogni persona, ogni canale Le che mie parla di giornate me. senza te sembrano vuote, perché veramente non so che fare. Studio, mangio, disegno, dormo e tutto si ripete. Mi viene tristezza a fare la spesa, a stare fuori dal supermercato dove non potersi toccare o baciare se si incontra un amico. A un metro di Le parti distanza, più una belle della persona alla giornata volta. sono a pranzo, quando mi riunisco con tutta la mia famiglia, e poi il pomeriggio, dove la gente canta e balla sui A balconi, volte, dopo aver facendo concluso passare. una lezione didattica al computer, riguardo le foto scattate durante i giorni passati a scuola. Mi manca alzarmi tutte le mattine all'alba, prendere l'autobus e incontrare i miei amici professori. Tutte cose da Mi delle mancano le scontate. aule, i banchi, i corridoi, Mi manca il tutto. cortile, ma Mi soprattutto. mancano le lezioni, le risate con gli amici. Non avrei mai pensato di potertelo dire, ma mi manchi. Che ho solo bisogno di un abbraccio, di sapere che qualcuno c'è e non sentirmi così sola Cosa non come darei per riavere la mia quotidianità? prima. Quando c'erano le lezioni, ero solita incontrarmi con i miei compagni verso le 7:40 davanti al bar. Ciò che mi è rimasto più Chiacchieravamo sul vivido è il finestrino. camminare per quei lunghi corridoi e ammirare quei bellissimi progetti. La cosa più bella che mi hai regalato è il tuo tempo e il tuo spazio. Con te posso coltivare la mia passione. Non Grazie tutti perché hanno la con te ho fortuna. imparato il senso e l'importanza dell'unione e del È gruppo. grazie a te che ho tirato fuori le mie capacità artistiche. Con te sono cresciuto, diventato più Ho capito indipendente e quanto più sei sicuro. importante per me. Mi rendevi felice facendomi incontrare i miei amici e facendomi dimenticare i problemi, anche se ogni tanto me ne davi Nonostante ti ancora abbia odiato tanti. per tutti questi anni, mi hai dato comunque tanto. Buoni amici e bravi professori che abbiano dato insegnamenti che porterò sempre con me. Volevo ringraziarti per tutti i momenti che abbiamo passato insieme. Quindi è anche grazie a te che sono diventato quello che sono. E quello che sono mi piace. Questi anni rimarranno come i più belli della mia vita, grazie soprattutto a te. Ho paura, sai, di doverti dire addio senza abbracciarti un'ultima volta, di non poter più entrare in quella classe che è diventata una casa per me. Spero finisca presto, caro liceo, e spero di poter tornare a Spero di salutarti. tornare presto da te, che mi hai accolto in questi 6 anni facendomi sentire a Me casa. lo immagino, sai, il giorno in cui ci riabbracceremo, e quell'abbraccio varrà di più perché non è E scontato. spero di tornare presto per finire insieme questo viaggio iniziato 5 anni fa. Ti ringrazio, Liceo, perché mi hai dato un pennello e una tela con i quali posso dipingere il mio futuro.